festa per la città e i suoi incantevoli dintorni, un'occasione per tessere importanti accordi commerciali, un evento di primo livello che catapulta per qualche giorno Verona e l'Italia tutta alla ribalta mondiale. Vinitaly non solo è la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino, ma è una chiassosa e colorata kermesse capace, anno dopo anno, di presentare la bellezza, quintessenza di quel made in Italy tanto apprezzato ai quattro angoli del globo. Il vino versato nei calici delle 4.380 aziende espositrici presenti in fiera tra il 15 e il 18 aprile è il simbolo di un paese che sa innovare senza dimenticare le proprie radici. Il Salone ha avuto anche in questa 52esima edizione appena conclusa un successo incredibile. 128.000 presenze da 143 nazioni, con un aumento sensibile, più 6%, della qualità e del numero dei buyers esteri accreditati, che quest'anno hanno raggiunto le 32.000 presenze. A trainare il settore vitivinicolo è l'export, che nel 2017 ha registrato un record storico assoluto raggiungendo i 6 miliardi di euro, con un incremento di base annua del 7%. Un traguardo raggiunto grazie alle performance strepitose dei vini del Nord-Est. Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia producono quasi la metà del vino venduto all'estero. E tra i migliori ambasciatori della qualità dei vini italiani ci sono senz'altro i grandi rossi veronesi. Il Valpolicella, che è il nostro rosso semplice, sta volando, funziona benissimo sia a livello nazionale che internazionale. Il ripasso ritengo che non abbia più bisogno di presentazioni, perché ormai è diventato veramente un marchio, e l'Amarone chiamiamolo lo sfondaporte, perché sì, grande tradizione, vino impegnativo, ma in qualunque parte del mondo ormai quando si parla di vino si parla di Amarone. Sono vini talmente apprezzati da essere oggetto di diversi tentativi di imitazione. Ci provano ad imitarli, non sempre ci riescono, per fortuna. Abbiamo degli organi di controllo che funzionano, parere mio, decisamente bene. Noi aziende dobbiamo essere le prime comunque a vigilare e casomai avvisare gli organi di controllo che qualcosa non potrebbe andare. Non siamo in grado certamente di fare delle verifiche, ma ci sono gli enti preposti per farlo. L'importante è lavorare sempre di qualità. Aziende come quella di Cottini sono un buon esempio di come ogni produttore vitivinicolo italiano cerchi sempre di migliorarsi e di raggiungere nuovi mercati. In cerca di nuove sfide, la sua azienda ha deciso di affiancare ai rossi della Valpolicella una produzione di bianchi. Scriani nasce principalmente in Valpolicella, nella Valpolicella classica. Sono nato in mezzo ai grandi vini rossi. Da qualche anno ho rilevato un'altra azienda nel comune di Sona, dove vado a produrre principalmente vini bianchi. È partita quasi per gioco, sta dando delle ottime soddisfazioni. Quest'anno abbiamo presentato la seconda bollicina, un metodo Charmat, diciamo un pinot grigio, prodotto semplice, da bere, piacevole, che sta riscuotendo grande successo. Visto che le temperature esterne, il prodottino è giusto. Vini rossi molto importanti, bianchi facili, in qualche modo ci divertiamo. Qualità e unicità. Per essere riconoscibili le cantine investono molto in attività volte a rafforzare l'identità del proprio marchio. Puntiamo molto sul nostro marchio e cerchiamo di trasmettere la nostra semplicità, ma allo stesso tempo la nostra eleganza anche tramite le nostre etichette. Non a caso l'anno scorso, sempre qui a Vinitaly, abbiamo presentato la nostra nuova linea, dove siamo andati a identificare un po' di più quello che è il nostro simbolo, che è il rombo rosso, e allo stesso tempo abbiamo comunque creato un'etichetta abbastanza moderna e che va a diversificarsi dalla tutte le etichette classiche che troviamo adesso in Valpolicella. L'altra faccia del successo dei vini del Triveneto si chiama Prosecco, un sistema complesso che oggi più che mai ha deciso di dichiarare lotta alla contraffazione e di puntare sulla formazione del consumatore. 2018 rappresenta sicuramente un anno che ha un significato per i produttori del Conegliano Valdobbiadene, perché al Vinitaly presentiamo un percorso didattico formativo verso i consumatori per far conoscere che all'interno della parola Prosecco ci sono tre denominazioni, universo Prosecco con tre mondi ben distinti, con storia, territorio, qualità e persone
che rappresentano tre denominazioni diverse. Vogliamo che il consumatore conosca cosa beve, cosa ci sta dentro il bicchiere, il lavoro delle famiglie, il territorio collinare, via dicendo. Quindi credo che questo sia un messaggio estremamente importante. Al Vinitaly inoltre abbiamo oltre 200 tipologie di Conegliano Valdobbiadene che sono qui alle mie spalle, frutto di un lavoro delle nostre 180 aziende associate che producono e si spaccano la schiena quotidianamente nel coltivare questi vigneti particolarmente ripidi in queste bellissime territorio collinare. Credo che il 2018 sia anche l'anno della candidatura UNESCO, è un percorso molto difficile, vediamo se con il presidente Zaia riusciamo a portare a casa un risultato indubbiamente importante quest'anno, altrimenti lo sarà per il prossimo anno, perché crediamo che il Conegliano Valdobbiadene sia un territorio unico. Vino e paesaggio sono, e non solo tra le colline del Conegliano Valdobbiadene, volano sicuro per il turismo. A Vinitaly si è parlato molto dunque anche di enoturismo, grazie ad un confronto diretto con l'esperienza della Valdichiana senese. Credo che intanto la cosa principale che ci accomuna è l'avere un prodotto che è poi il motivo per cui si viene a visitare questi territori, il vino. L'altra è un bellissimo paesaggio, seppur nelle differenze qualcosa di eccezionale e di unico in entrambi i casi. Ecco, allora riuscire a veicolare soprattutto il turismo in queste destinazioni è qualcosa di importante. Nel nostro caso, insieme alla Regione Toscana, abbiamo creato un ambito ottimale dove naturalmente Montepulciano è il capofila di 10 comuni per il turismo e insieme alla Strada del Vino Nobile abbiamo dato vita alla promozione per questa nuova destinazione. Naturalmente la Strada del Vino è un po' il luogo dove si confrontano pubblico e privato, per cui le risorse del pubblico e o perlomeno le capacità di promuovere il territorio del pubblico incontrano poi i privati, gli imprenditori che invece a loro volta dovranno cogliere le grandi opportunità. Ma è un modello, con le dovute correzioni potrebbe essere anche sposato in altre realtà. Produrre il Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG richiede tanta esperienza e pazienza. Tra le pendenze delle rive la vendemmia è eroica e si fa ancora a mano. E i segreti della lavorazione del vitigno sono custoditi di generazione in generazione. È il caso ad esempio delle sorelle Antonella ed Ersiliana Bronca, che hanno imparato a fare il vino dal papà. Il fondatore è stato il nonno, Livio Bronca, che ha sempre lavorato nel settore dei vini. Ovviamente quando era giovane, preoccupato, avendo due figlie femmine, di non portare avanti l'azienda. Invece non è così, quando nasci all'interno della cantina la passione ti viene. Tant'è che non solo l'hanno avuta mia mamma e mia zia che appunto hanno fondato l'azienda, ma anche io che sono la generazione successiva ho sentito la voglia di continuare. Adesso non a caso abbiamo messo la foto dei figli sperando che anche loro sentano nel cuore quello che ho provato io e che vadano avanti loro col tempo visto che sono piccoli. Il fiore all'occhiello della produzione è un vino che nasce dalla raccolta di uve pregiatissime. Il prodotto di punta è la Particella 68 che abbiamo qui nel bicchiere. Particella 68, la nostra selezione, proviene da un determinato etro di vigneto che ha il catasto il Mappale 68, da lì nasce il nome. Selezione perché il vigneto ha un'ottima esposizione al sole, terreno roccioso, viti molto vecchie. Abbiamo deciso negli ultimi anni di tenere l'uva separata appunto per produrre questo prodotto da questa mappa catastale. Lavorazione poi particolare in cantina, viene spumantizzata da mosto, quindi diventa spumante partendo da mosto con un'aggiunta di zucchero d'uva. I lieviti sono indigeni della Particella 68 stessa, quindi niente aggiunta di lieviti. Per questa azienda familiare, Vinitaly ha rappresentato l'occasione anche per presentare qualche novità. Abbiamo 25 ettari dislocati nella zona del Valdobbiadene Conegliano, 95% Valdobbiadene di OCG, spumantizzato nelle varie forme, dal Brut, dall'Extra Dry, da un'altra Particella 232 che presentiamo qui in anteprima, che sarà Brut Nature, quindi dosaggio zero. Poi abbiamo il difetto perfetto, che è il nostro vino Surly, il vino col fondo, anche quello un DOCG. E poi abbiamo una piccola parte di Colli di Conegliano DOCG. Abbiamo dei vigneti a Rua di Feletto e lì è possibile produrre questa denominazione e lo produciamo nella versione bianco e rosso. I consumatori italiani virano verso il biologico in modo sempre più deciso.
Secondo i dati della ricerca Nomisma Wine Monitor presentata a Vinitaly, nei prossimi anni il 20% dei consumatori opterà per vini bio e il 25% sceglierà produzioni autoctone. Quello della sostenibilità è un trend che è stato intercettato già da tempo dalle grandi cantine italiane. Da nord a sud sono tantissimi gli esempi di produzioni attente a rispettare l'impatto ambientale e a garantire una particolare qualità del vino. In questa prospettiva, uno degli esempi migliori di best practice viene dalle Verdi Valli del Trentino, dove la cantina Mezza Corona cura tutti i suoi 2.800 ettari di vigneti con sistemi di produzione integrata e sostenibile. Nel 2016 abbiamo ottenuto la certificazione dell'uva, nel 2017 ancora la certificazione dell'uva, ma cosa molto importante, siamo riusciti a trasferire questa certificazione anche sul vino. Per cui i nuovi imbottigliamenti delle nuove annate, bianchi già in bottiglia, rossi in affinamento che verranno imbottigliati, si fregiano e si potranno fregiare di questa certificazione. Questo è un progetto fatto con i soci, con molta dedizione, molta professionalità, per garantire al consumatore un prodotto salubre, per garantire anche, diciamo così, un aumento di visibilità al prodotto e di legittimazione alla nostra struttura nei confronti anche di un lavoro etico per il territorio, di un lavoro che vuole essere non solo imprenditoriale ma anche di manutenzione e di promozione territoriale. I 750 ettari vitati che l'azienda possiede in Sicilia inoltre diventeranno totalmente biologici con la vendemmia 2020. Io credo che la qualità direi che nei vini nostri, ma nei vini trentini, nei vini italiani, ormai è un fattore acquisito. In Italia si produce un vino che è eccezionale. Bisogna che riusciamo a distinguerci con altri fattori, e quello della sostenibilità secondo me è un fattore molto importante. E credo che l'agricoltura avrà futuro, sarà ancora un'economia importante all'interno di un'economia generale, se saprà interpretare questo concetto di sostenibilità, che è anche un concetto sempre più richiesto, un concetto nei confronti del quale il consumatore e la società civile è sempre più sensibile. Comunicare efficacemente al consumatore risultati e progetti legati alle sostenibilità diventa dunque una priorità. Noi già da 2 anni abbiamo ottenuto, i nostri soci in realtà hanno ottenuto la certificazione SQNP, che è una certificazione importantissima a livello nazionale, che si inquadra oltretutto in un piano europeo per la sostenibilità delle produzioni agricole. Quest'anno la grossa novità è che siamo veramente in onda. Abbiamo messo il bollino di certificazione su tutti i nostri vini Mezza Corona Trentino DOC, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, in tutto il mondo. In tutto il mondo noi usciamo anche con una molta comunicazione per spiegare il senso di questa certificazione e la valenza di questa certificazione. E anche lì essere diciamo forti nella comunicazione social aiuta tanto, perché quando ci sono diversi aspetti di uno stesso tema da spiegare, e dato che non si può tenere una conferenza sulla sostenibilità ai consumatori, ecco, in piccole pillole nei vari post che si mettono online il consumatore riesce a capire che cosa sta facendo la nostra azienda per loro. Alla comunicazione visual si è affidata anche una realtà vitivinicola pugliese molto impegnata sul fronte della sostenibilità, che da Vinitaly ha presentato un nuovo video per promuovere un primitivo biologico. Noi siamo una giovane azienda pugliese, giovane in quanto è la quarta generazione, quindi è un'azienda con un approccio giovane, ma è un'azienda di lunga tradizione che inizia a far vino nel lontano 1921. Questo è stato un video che abbiamo pensato di lanciare insieme con UPM e Raflatac Craft Cycle per andare a incrementare la percezione di sostenibilità, che è una strategia che l'azienda ultimamente sta portando avanti. Abbiamo iniziato con la gestione dei vigneti in modo sostenibile, abbiamo fatto dei primi vini biologici e ovviamente per la scelta delle etichette e dei loro sostegni non potevamo che rivolgerci appunto a UPM e Craft Cycle. Una particolare attenzione per l'ambiente contraddistingue tutte le azioni della filiera vitivinicola di questa azienda, dal lavoro in vigneto fino al post vendita, e grazie alla partecipazione al progetto Craft Cycle ad essere interamente riciclate sono anche le etichette. È un progetto al quale noi teniamo particolarmente, è un progetto di UPM Raflatac gestito logisticamente da LCI,
e è un progetto che ha come finalità proprio quella di sostenere le aziende come Varvaglione, come tante altre cantine distribuite su tutto il territorio nazionale, che prestano molta attenzione a quelli che sono gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale. Noi sostanzialmente recuperiamo lo scarto del supporto etichetta ridandogli nuova vita. Dell'etichetta si recupera anche la parte adesiva. Abbiamo cercato di utilizzare una carta che potesse poi essere riciclata, eccetera. Quindi il 12,5 bio Varvaglione è nato sotto questo aspetto. Il supporto in carta viene riciclato e rinasce in nuova carta UPM, quindi ritorna nell'ambiente per poter essere rilavorata, 100% sostenibile. E poi ci sono i tappi. Anche questa parte della bottiglia conosce una nuova vita grazie all'adesione ad una iniziativa dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino. Di fronte dei tappi e fronte del sociale, la squadra delle Donne del Vino d'Italia e soprattutto in Puglia, le nostre socie si dedicano al riciclo dei tappi in sughero utilizzati grazie al supporto dell'azienda Amorin, che ha ideato qualche anno fa Etico, sostenendo anche ovviamente le associazioni no profit, quindi il ricavato della raccolta viene poi retribuito con dei compensi non da poco per le associazioni di volontariato Onlus. In Puglia se ne occupa l'associazione ARPU, che è un'associazione di famiglie che si dedica alle attività dei ragazzi disabili. Oltre che per le singole cantine, Vinitaly è da sempre la vetrina ideale anche per i piccoli consorzi, che possono presentare al grande pubblico ricerche e nuovi prodotti. Quest'anno, ad esempio, molto interesse ha riscosso l'iniziativa del consorzio Vini Venezia, che ha realizzato un vino con le uve delle viti recuperate nel territorio comunale e che oggi sono raccolte nel vigneto collezione della biodiversità situato nell'antico brolo del convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia. Il progetto ha permesso di imbottigliare un bianco e un rosso di grande qualità. Una volontà quasi ferrea del consorzio di indagare sull'antica storia di Venezia con il vino e quindi dall'analisi di quello che era rimasto di produzione nella città lagunare, siamo partiti quindi analizzando 140 profili di DNA che abbiamo riscontrato in tutte le isole, i borghi, i monasteri, le scuole, gli edifici pubblici, e alla fine abbiamo trovato questi profili dai quali abbiamo estratto una selezione che risultava più promettente e che abbiamo moltiplicato in vitro e poi costituite le piantine, impiantato il vigneto presso il convento dei Carmelitani a Venezia, quindi rinsaldando un percorso antico con una tecnologia moderna. Attualmente la parte predominante è un Merlot, seguita da un Raboso, seguita dalla Recaldina, però rimane l'impronta del Merlot soprattutto, e invogliamo anche di conseguenza di un Raboso. Questo è un vino decisamente da carni, anche se è nato nella Repubblica Veneta e a Venezia, che è quindi la patria del pesce. Non è un caso che sia stato scelto il giardino dei Carmelitani Scalzi. Tradizione vuole che i frati fossero soliti autoprodursi il vino domenicale e da pasto utilizzando le varietà di vitigno presenti nei loro conventi. Il nostro convento è stato fondato nel 1650 e da allora i frati, fin dal primo insediamento, hanno reso vivo un terreno, l'hanno bonificato e fin da subito è sorta anche la vigna per la sussistenza dei frati. Ora, con l'aiuto del Consorzio Vini Venezia, c'è stato un lavoro di recupero enorme, fantastico, magari desiderato ma imprevedibilmente si è realizzato grazie alle nuove conoscenze e tecniche di indagine. È stato campionato tutto il patrimonio vitigno, è stato estratto il DNA, per cui è stato ricostruito un pezzo della storia di Venezia in sé. Quindi noi ci siamo trovati a condividere un piano di riqualificazione sia della città,
sia del nostro convento e della posizione in cui ci troviamo. Grande successo ha avuto anche la piccola competizione indetta dal consorzio Tutela Vini DOC Colli Iberici e Vicenza con i vicini vitigni dei Colli Euganei. E oggetto del contendere il miglior abbinamento con il baccalà. Ecco allora il fior d'arancio padovano cercare di stare al passo con un grande classico vicentino, il Thai rosso. C'è bisogno di determinate caratteristiche quando si ha a che fare con un piatto come il baccalà, che è persistente innanzitutto e soprattutto è intensissimo dal punto di vista aromatico. Quindi perché serve un vino fortemente acidulo come per esempio il Thai rosso, ma ne potrei citare altri? Perché è l'unico tratto, l'unica caratteristica che ti può sgrassare la bocca e lasciare la bocca pulita, è essenziale per procedere con un altro boccone, con un altro sorso. Ecco, non è casuale che la tradizione enogastronomica vicentina professi come un mantra che il baccalà ci deve stare con il vespaiolo, con la durella e con il Thai rosso. Ecco, noi l'abbiamo allargato questo confronto al fior d'arancio dei Colli Euganei, in versione secca ma anche dolce, perché secondo noi sono ancora inesplorate alcune delle frontiere dell'abbinamento del gastronomico e crediamo che non dobbiamo accontentarci di quello che ci è stato insegnato, anche se corretto, e credo che occasioni come quelle del Vini Italy siano comunque per noi utili e vitali per dissipare un po' della confusione che regna tra queste due zone contigue ma differenti. Prima di tutto possiamo dire che vince il vino. Fior d'arancio, Thai rosso, siamo comunque sempre su due prodotti meravigliosi che identificano fortemente due territori meravigliosi, sono proprio l'anima, il fior d'arancio per gli Eugani e il Thai per i Iberici. Poi cosa dire, tutti e due se la sono cavata bene, comunque abbiamo freschezza, abbiamo mineralità, abbiamo una bella aromaticità che quindi con il baccalà sicuramente ci siamo. Quelli dei Iberici, a partire dal Thai, sono rossi strutturati, apprezzati tanto in Italia quanto all'estero, specie nei paesi di lingua tedesca. Ognuno ha le sue interpretazione giustamente anche secondo dove hanno i vigneti. Alcune aziende lo portano in versione molto strutturate, altre lo portano in versione molto più tradizionale, diciamo che il tradizionale è quello che si presta di più grazie alla sua freschezza, ma comunque sono interpretazioni diverse che fanno capire che con l'Iberia c'è una grande potenzialità, e cioè di preservare la tradizione ma di portare per chi vuole anche prodotti di struttura molto importante. Abbiamo avuto anche una buona presenza da parte di operatori italiani e questo non può che confortarci, perché se non si è forti in casa ci sarà sempre qualche difficoltà nell'andare bene all'estero. Quindi non dobbiamo mai dimenticare la nostra provincia di Vicenza, la nostra regione Veneto, e poi è comunque piacevole riscontrare operatori da diverse nazionalità che stanno incontrando le nostre aziende e che stanno scoprendo non solo il Thai rosso ma le altre espressioni autoctone del nostro territorio come la Garganega o come il Carmenere, vini originali, vini fortemente caratterizzati dalla natura dei Colli Iberici che qui si esprimono in maniera abbastanza differente rispetto ad altri territori.